Segnali musicali e notizie nella notte. Un programma ideato e condotto da Rudy Siri e Stefania Nicoletti. Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui su Forme d'Onda. Buonasera e anche buon anno chiaramente da Rudy Siri e da Stefania Nicoletti. Buonasera a tutti e buon 2021 a tutti. Allora, ricominciamo questa ricominciamo l'anno con Silvia Pepe, che salutiamo. Ciao Silvia. Ciao Rudy, ciao Stefania. Allora, lascio subito la parola a Stefania, così introduce la puntata di questa sera. Sì, tra l'altro questa puntata ci pensavo proprio stamattina, che si ricollega anche volendo all'ultima puntata che avevamo fatto nel 2020, perché comunque avevamo parlato di tradizioni esoteriche, il filone esoterico dall'antichità fino ad oggi. In particolare, vabbè, ci eravamo occupati proprio dell'antichità, quindi dell'Egitto e della Grecia, però diciamo che è una prosecuzione, volendo, il tema di questa sera, perché questa sera ci concentreremo sul tema dell'iniziazione, in particolare dal punto di vista del sentiero di Dion Fortune, perché sappiamo che Silvia è una scrittrice, ricercatrice esoterica e una delle più grandi studiose attualmente di Dion Fortune. Traduce anche i suoi libri, avevamo parlato in una delle puntate che avevamo fatto l'anno scorso con lei, avevamo parlato della Cabala mistica che lei ha ritradotto e pubblicato con la casa editrice Psiche 2, e poi insomma ne ha tradotti anche altri, e anche quello che forse è un po' il libro anche centrale di questa sera, visto che si parla di iniziazione, c'è questo libro di Dion Fortune che è intitolato proprio La formazione e il lavoro di un iniziato. Però prima di tutto, prima di lasciare la parola a Silvia, spieghiamo perché abbiamo scelto proprio questa data, perché tra l'altro abbiamo spostato la trasmissione dal consueto giovedì al venerdì, perché oggi è una data particolare. Oggi è l'8 gennaio ed è l'anniversario della dipartita di Dion Fortune. Quindi Silvia, se vuoi possiamo partire proprio da qui, perché tra l'altro noi
prima di entrare ovviamente nel vivo dell'argomento dell'iniziazione, perché tra l'altro avevamo anche pensato di fare una puntata con te direttamente in collegamento da Glastonbury, che ricordiamo è la città, il luogo dove Dion Fortune operava in Inghilterra, però purtroppo non è stato possibile perché anche in Inghilterra c'è il lockdown, quindi gli spostamenti sono bloccati, quindi tu non ci sei potuta andare quest'anno, giusto? È giusto, intanto voglio ringraziare sia te che Rudy per avermi invitato nuovamente nella vostra trasmissione che mi piace infinitamente, insomma, è molto, veramente molto ricca di contenuti, questo in primis. Intanto sì, hai ragione, oggi è l'anniversario, la ricorrenza della dipartita di Dion Fortune e io avrei dovuto essere come tutti gli anni a Glastonbury. Purtroppo non ho potuto esserci perché, come giustamente hai detto, qui c'è lockdown nazionale e quindi l'hotel mi ha disdetto la prenotazione. Diciamo che nulla è per caso, quindi abbiamo con i fratelli di Glastonbury lavorato parecchio oggi nel creare una connessione eterica che potesse diciamo riconnetterci alla fonte, a quello che è l'energia principale. Dion Fortune è mancata, quindi è dipartita 75 anni fa, esattamente 75 anni fa, e vogliamo ricordare di lei esattamente quello che sono stati i suoi grandi insegnamenti, non solo, ma lei stessa, ecco, come persona. Lei è stata una grande donna prima di tutto, prima di essere una grande esoterista ed occuparsi di certi temi in modo veramente profondo, approfondito, e di essere oltretutto una grande scrittrice, annotando dei concetti che credo insomma pochi sapessero fare così chiaramente, in modo così diciamo connesso oltre, ma su questo tornerò dopo. Dicevo che lei è stata una grande donna, nel senso che lei sapeva accogliere, ascoltare, ma allo stesso tempo era determinata e convinta in quello che faceva. Ha lottato, ha trovato il tempo di vivere la sua vita non solo occupandosi del concetto esoterico e del piano divino che è contenuto. Diciamo che l'iniziazione, il tema di cui parleremo stasera, è connesso a questo argomento. Intanto, non a caso, come sappiamo, una persona, tra virgolette, sceglie di dipartire proprio in alcuni momenti specifici, e qua rientro in un tema astrologico che però non mi compete, quindi tralascio un pochino, ma le influenze, sappiamo che a livello basilare le influenze degli astri predicono, ossia spianano la strada al portale successivo della successiva incarnazione, quindi non è a caso che Dion Fortune abbia scelto proprio l'8 gennaio del 1946. Diciamo che lei è stata vista, è stata accompagnata da alcuni suoi compagni, non ultimo Aleister Crowley, che hanno comunicato successivamente ai giornalisti averla visto risplendere, ossia il suo viso, così hanno detto, risplendeva della sua luce interiore mentre lei lasciava il suo corpo. Questo non è stato detto soltanto da una persona e questo ci una volta di più ci permette di comprendere quanto lei era quello che diceva, quanto lei era la sua opera. Lei ha creduto veramente in quello che ha detto, ha predetto, ha divulgato attraverso le conferenze, scrivendolo sui libri, ma non solo, in primis lei ha operato e quindi è diventata parte del progetto divino di cui, in cui lei ha creduto parecchio.
Quindi direi che in questo contesto, come lei diceva sempre, vorrei ricordare di meditare sul concetto della morte, perché è un concetto, diciamo, primario di quello che è la strada iniziatica, il sentiero iniziatico. Tra l'altro è un concetto che ribadiva spesso Dion Fortune, invitando proprio i suoi studenti non solo a leggere tematiche inerenti, ma anche a lavorare sul concetto stesso. Noi siamo prima di tutto energia, e questo è basilare, credo risaputo da chiunque, e rivestiamo un corpo fisico, quindi attraverso questa energia noi possiamo assolutamente essere quello che siamo in un concetto più ampio, in un concetto di un piano superiore, e quindi avvicinarci a quello che l'essere umano chiama morte, che non è altro poi che una successiva strada, un successivo sentiero. Ecco, questo ovviamente, come si diceva prima, si riconnette all'iniziazione. Che cos'è l'iniziazione se non quel misterioso sentiero che così appare, almeno insomma, agli occhi delle persone che non sono ancora nel sentiero, quindi approcciano secondo una loro visione da esterni. Appare un, come dicevo appunto, un mistero, un qualcosa da raggiungere, perché poi ci si sente più grandi, si ha l'impressione di comprendere, di essere più ampi, di essere illuminati, perché no? E invece non è così, assolutamente. Lo studente prima di tutto prepara il suo terreno facendo un grande lavoro di per sé, prima dell'iniziazione, prima della prima entrata al tempio, quindi rimuovendo ciò che non serve, e qui torniamo alla vecchia casa, e incominciando a creare sul nuovo sentiero, quindi a creare un vero e proprio fondamenta affinché appunto possa crescere, costruire la nuova identità. A quel punto il terreno è pronto per accogliere questo lampo di luce, così almeno lo definiva Dion Fortune, che illumina la coscienza, nonché appunto quello che si identifica come iniziazione. Dion Fortune ha parlato delle iniziazioni in diversi suoi libri, uno dei quali, come hai detto tu prima Stefania, quello in cui ha accennato, diciamo, più concetti, ha approfondito più che accennato i concetti relativi all'iniziazione, è la formazione e il lavoro di un iniziato, ma ne ha parlato anche nella dottrina cosmica, probabilmente in un modo ancora più profondo. Non a caso la dottrina cosmica non è stata divulgata, cioè non è stata nelle mani dei non iniziati, è stato un libro che ha girato soltanto internamente al gruppo per molti molti anni. La dottrina cosmica è stata pubblicata soltanto successivamente alla dipartita di Dion Fortune. Ecco, in relazione all'iniziazione, nella dottrina cosmica Dion Fortune scrive: ogni grado dell'iniziazione può essere concepito come un lampo di luce accecante, e per mezzo di questo lampo l'immagine del sottopiano a cui appartiene viene fotografata nella subcoscienza, da cui la coscienza legge a suo piacimento. Ecco, qui probabilmente ci sarebbe da parlare per ore, su tutto ci sarebbe da parlare per ore, questo è un concetto veramente ampio. Quindi la fotografia della subcoscienza, quindi il lampo illuminante che viene fotografato e messo un po' da parte nella subcoscienza, viene poi letto successivamente dalla coscienza che interagisce con la mente, quindi in grado di far recepire un messaggio vero e proprio alla persona. Quindi ogni iniziato leggerà la sua iniziazione in modo differente.
Quando io chiedo ai miei studenti di mandarmi il report mensile, leggo nei report differenti, benché siano gli stessi esercizi per ognuno di loro, leggo differenti modi di interagire con l'energia, con se stesso, sia prima che dopo l'iniziazione. Questo è quello che voleva dire Dion Fortune. Quindi è ovvio che in un'iniziazione, in un percorso iniziatico più che in un'iniziazione, lo studente debba avere dei suoi tempi personali, una sua lettura personale e un suo studio personale. E qui è giusto quello che faceva Dion Fortune, ossia dava dei compiti preordinati per ogni studente a secondo dell'interazione con la coscienza, col sé superiore e col sé inferiore. E a quel punto otteneva veramente dei grandi risultati, perché il compito, lo studio, sia teorico che pratico, era personalizzato, e non c'è meglio, sappiamo, dello studio personalizzato per poter agevolare una persona che si avvicina al percorso iniziatico. Dunque, sappiamo benissimo che l'iniziazione è svolta tramite un cerimoniale e per ogni grado c'è un differente tipo di rituale, con differenti simbologie ovviamente, e che il tempio viene allestito a secondo del grado di iniziazione che si conferisce in quel giorno. Quindi un neofita avrà certi simboli, uno zelator ne avrà altri e così a susseguire. E questo Dion Fortune lo sottolineava, quindi il tempio, questo è sempre da tenere presente, è la riproduzione del macro, e il cerimoniale di iniziazione ovviamente ne riproduce la corrispondenza, e quindi a secondo dei pianeti di interazione col grado di iniziazione cambierà l'arredamento, ad esempio, del tempio. Non solo la correlazione avviene con i pianeti, ma avviene anche con i sentieri, con le sefira dell'albero della vita, relativi sempre appunto al grado di iniziazione inerente. Il rituale e le invocazioni che ne fanno parte, certo, sono loro a dare l'energia che serve in quel momento sia all'iniziatore stesso, quindi a colui che, come diceva Dion Fortune, prende la spada in mano e conferisce la stessa energia allo studente, quindi al candidato che viene per essere iniziato. È così che si crea quello che Dion Fortune chiamava il seme divino, quindi quel seme che attraverso una canalizzazione passa dall'iniziatore e arriva all'iniziato. Di nuovo nella Cabala mistica, vi leggo alcuni pezzettini perché secondo me sono fondamentali per comprendere proprio il pensiero di Dion Fortune, che è veramente molto importante rispetto a questo sentiero. Quindi nella Cabala mistica Dion Fortune diceva: le invocazioni di una cerimonia di iniziazione hanno lo scopo di richiamare questa influenza inseminante nella coscienza del candidato. Di conseguenza, i sentieri dell'albero, che sono le tappe di illuminazione dell'anima, sono strettamente associate al simbolismo delle cerimonie di iniziazione. E questo è quello che abbiamo detto finora. Quindi il richiamare attraverso la simbologia delle energie che si riferiscono e che quindi prendono coscienza nel sé superiore e inviano una serie di input, ecco l'illuminazione dell'iniziazione, alla mente inferiore, e qui il candidato sente di aver avuto accesso ad un piano superiore, un po' come se gli si fosse aperta una porta. In realtà è avvenuta una vera e propria trasmutazione dell'essenza, quindi è qui che il candidato si rende conto di essere di fronte ad un portale, che è la porta del tempio.
questa è una vera e propria gioia, non solo a livello di sensazione, quindi emozionale, ma anche a livello di subcoscienza, quindi il ritrovarsi a casa, un po' come se fosse di nuovo aperta la porta di casa propria. Ed è per questo che Dion Fortune era veramente felice quando incontrava dei candidati che lei chiamava viandanti, che davvero volevano intraprendere il percorso iniziatico, che non erano lì per sbaglio o per curiosità, oppure soltanto per approcciare a più sistemi e per accumulare una serie di studi. Nulla è per caso, ovviamente c'è chi approccia in un modo e c'è chi approccia in un altro, quindi va bene tutto per i primi gradi. Ho visto parecchie persone approcciare al sentiero iniziatico in un sistema piuttosto vago, magari non proprio, come dire, compresa di coscienza, e diventare, fare veramente molta strada con le iniziazioni, quindi diventare diciamo un solido mattone del tempio, ecco, una solida pietra. Dunque, ecco, dicevamo prima che in ogni iniziazione avviene la trasmutazione dell'essenza. La trasmutazione dell'essenza non avviene soltanto nell'iniziazione, è la vita stessa il primo iniziatore, ed è la vita stessa che ci offre la prima opportunità di evoluzione interiore tramite quello che l'essere umano chiama problema. E qui avvengono veramente delle proprie vere e proprie iniziazioni. Non scappare mai dai problemi vuol dire ricevere un'iniziazione. Se io mi volto dall'altra parte e non chiudo le mie orecchie e chiudo i miei occhi di fronte al problema, allora non riceverò l'iniziazione. Quando io comprendo ciò che la vita mi sta porgendo su un vassoio d'argento, affinché, che io chiamo problema, affinché io possa comprendere, quindi procedere, andare oltre, salire il gradino di una scala, allora a quel punto io sarò un iniziato della vita stessa. Ed è qui che Dion Fortune sosteneva, ribadiva e sottolineava che il vero sentiero si percorre nella vita. Ed è qui di nuovo che io ribadivo prima che lei era una donna prima di tutto, prima di essere un'iniziata, e che tutti gli insegnamenti che lei sosteneva, che la strada iniziatica che percorreva, gli studi che faceva e che impartiva ai suoi studenti, erano prima di tutto la sua vita. Quindi lei procedeva nella sua vita con gli stessi insegnamenti che ripartiva ai suoi studenti, e questo è veramente molto importante, anche perché non si può davvero suddividere la strada iniziatica, il sentiero iniziatico, da quello che è la vita privata, altrimenti è come insegnare a un bambino a non mangiare il cioccolato mentre io mangio chili di cioccolato, è la stessa cosa. Quindi è veramente importante, anche perché la vita stessa, come si diceva prima, ci insegna continuamente a trasmutare, a spogliarci del nostro vecchio essere, a cambiare continuamente l'idea e non a farla stagnare, a rinchiuderla in scatolette quadrate e a vivere riparati dentro la nostra stessa miseria alla fine. Ci insegna ad indossare sempre una nuova veste. E non è assolutamente a caso, tra l'altro, che durante la prima iniziazione, ancora prima della prima iniziazione, lo studente scelga un nuovo nome, così chiamato il nome iniziatico, il nome magico. Anche Dion Fortune si chiamava Violet Mary Firth, ma ha scelto poi lei il suo nome iniziatico come Dion Fortune. Io chiedo sempre agli studenti di rivedere se stessi, quindi arrivare alla fase della loro coscienza, del sé superiore, ricontattare il loro vero essere e chiedergli come si chiama.
E qui sta la radice del vero nome iniziatico. Quindi parte tutto dalla connessione con il sé superiore. Una volta scelto il nome, non è in realtà una scelta, ma un riconoscimento del proprio nome, allora a quel punto ci si riconosce, quello è il nome della propria anima, quel nome che ci si porta dietro da secoli. Dion Fortune asseriva che l'iniziato ad un alto livello sia un morto vivente. Questa frase mi ha sempre fatto un po' così sorridere, perché chi la sente fa un passo indietro, ma come un morto vivente, un iniziato un morto vivente, allora probabilmente non è la mia strada. E qui si rispecchia una visuale di film horror in cui ci sono tutte queste persone che vagano senza senso. In realtà non è propriamente così. In realtà l'iniziato è un morto vivente, perché lui considera la materia soltanto un veicolo attraverso cui lo spirito può agire, quindi non considera se stesso, colui che è disceso, la sua personalità che è discesa in terra come primaria, come eccellente, come quella a cui fare riferimento, ma considera tutto questo secondario, considera prima di tutto il suo sé superiore, quindi il suo spirito. Ovviamente successivamente la materia non deve essere un ostacolo per lui. Spesso accade con la mente, io penso di andare nel bosco di notte, ma la mia mente mi dice: no, ma scherzi, cosa stai pensando? Può essere pericoloso, ti puoi perdere, e se succede, e se, e ma, e perché? Allora questi sono i limiti della mente. Quindi, come diceva Dion Fortune, in un percorso iniziatico non deve esserci limite della mente, non deve esserci ostacolo della materia. Quindi io vado, io seguo quello che è l'indicazione del mio sé superiore per mettere piede, per iniziare il mio percorso in quello che appunto si definisce sentiero iniziatico. E dunque, questa del morto vivente, che come dicevo prima mi fa sempre un po' sorridere perché vedo lo stupore nel viso delle persone, e questa è un'idea seme veramente molto potente, che proietta, intende proiettare il concetto di un'anima che agisce di per sé nel suo percorso terreno e non devolve alla mente e all'essere incarnato la possibilità di decisione, ma torna un attimo indietro, fa un passo indietro e attraverso il suo superiore osserva e interagisce con i vissuti terreni. Ed è un'altra cosa, è come quando si dice osservati dall'alto, è la stessa cosa, e questo si fa in modo assolutamente e del tutto impersonale. Questa è una cosa, tra l'altro, che si richiede, che Dion Fortune per prima richiedeva al suo studente, ai suoi studenti. Quando si mette piede, quando si bussa al tempio e si incomincia il percorso nel sentiero iniziatico, bisogna appunto spogliarsi dei propri vestiti vecchi e lavorare con impersonalità. Quindi io non sono più Silvia, io sono un canale che proietta delle energie, delle forze che interagiscono tra loro e che interagiscono da un piano superiore a un piano materico. Quindi questa è una cosa veramente, tra l'altro, molto bella e molto forte da imparare. E Dion Fortune diceva: morte e iniziazione producono gli stessi risultati, quindi è che per tutte le iniziazioni contengono il simbolismo della morte e della sepoltura. Ricordate sempre che sul piano materiale morte e perdita significano libertà e resurrezione. Le possessioni sono come la terra che si ammassa sul cadavere. Imparate quindi a guardare dall'alto in basso i vostri cadaveri e per galvanizzarli con la vostra vita, ma non commettete l'errore di viverci dentro. E questo mi sembra di nuovo molto significativo. Alla fine
cos'è che non lo è. Prendere i libri di Dion Fortune e riflettere su ogni frase che ci rimbalza la coscienza, che sentiamo forte dentro di noi, è davvero già di per sé un percorso iniziatico, quindi un iniziare ad andare a vedere qual è lo specchio della nostra anima, qual è quella forza che in questo momento ci conduce a sentire quel concetto. Quindi, dicevo, per tornare alla morte e all'iniziazione, lei diceva, producono gli stessi risultati. È vero, come si diceva prima, un iniziato è morto poiché ha lasciato il suo vecchio sé indietro ed è rinato ed è risorto nei nuovi panni, con un nuovo nome e con un nuovo simbolismo. Di nuovo io metto, pongo il mio cadavere sottoterra e non voglio esserci dentro, io voglio guardarlo dall'alto ed andare avanti. Quindi qui abbiamo, non so, un po' la figura del matto che si prende il suo sacchettino e a spalle e va per la vita, va nella strada della vita. Inoltre diceva sempre nella dottrina cosmica, e Dion Fortune ovviamente, è molto utile poter proiettare la coscienza sulla sfera terrena, ma è molto svantaggioso essere vincolati dalle condizioni di questa sfera. Si è legati a quella sfera da due cose, la paura e il desiderio. L'iniziazione vi permetterà di vivere sul nostro piano, anche se ancora legati alla coscienza cerebrale. E dunque, che i gradi insegnano? Primo, il superamento del desiderio. Secondo, il superamento della paura. Terzo, morte e resurrezione. Ecco, intanto volevo fare una piccola precisazione. Quando dice l'iniziazione vi permetterà di vivere sul nostro piano, è perché qui parlano i maestri disincarnati che Dion Fortune aveva canalizzato e la dottrina cosmica è nata proprio grazie a questi messaggi canalizzati. Quindi il vivere sul nostro piano sono i maestri che stanno parlando. Quindi la coscienza della sfera terrena, lei diceva, è molto utile poter proiettare la coscienza sulla sfera terrena. Proiettare, ma non essere legati, altrimenti si fa l'errore di finire in gabbia, come si diceva prima, ed è una gabbia molto pericolosa perché non ci si accorge, è la gabbia della materia. Si vive per la nuova casa, per il nuovo vestito, per la nuova macchina, e purtroppo ci sono molte persone che mirano soltanto più a questo tipo di concetto. Ed è una galera, una gabbia, la famosa gabbia dorata in cui l'essere umano rendersi neanche conto. La paura e il desiderio fanno parte, ovviamente, come diceva Dion Fortune, di questa strada. Quando ci si distanzia dal sé superiore e non si sente più l'esigenza di comunicare con il vero se stesso, di essere anima prima di tutto in un corpo terreno, allora ci si è distanziati completamente dal sentiero iniziatico e si prova paura. Paura perché si sente la solitudine. Siamo duali e possiamo essere un unico, unicità di nuovo, soltanto in un sentiero iniziatico, quindi ritrovando noi stessi e ovviando ovviamente alla dualità terrena. La paura e il desiderio fa parte della dualità e per questo non bisogna essere, come diceva lei, legati alla coscienza cerebrale. Che sono poi alla fine i limiti della mente. Quindi Dion Fortune, tanto per riepilogare, diceva, parlava dell'iniziazione spirituale e quella fisica. Ovviamente l'iniziazione spirituale compete lo studio, compete la chiamata. Quando uno studente si avvicina al percorso, generalmente la prima cosa che dice è ma non so perché, ma sento di tornare a casa, sento che questa sia la mia strada, ho sentito forte di doverti scrivere. Questi sono gli approcci iniziali
E questa è la prima iniziazione. Io dico sempre che la prima iniziazione avviene non quando si arriva al tempio e avviene l'iniziazione cerimoniale, ossia il cosiddetto annuncio di laurea o laurea stessa, ma ancora prima, quando il sentire la chiamata, il percepire la chiamata fa in modo di distogliere lo studente, il viandante, dal suo percorso terreno e dice: ma come, io ho sentito qualcosa di strano, sento di essere attratto da questo percorso, devo assolutamente scrivere alla persona a cui fa riferimento. E allora lì è il primo approccio. Questa è l'iniziazione spirituale, che avviene ovviamente subito dopo con un grande studio, come dicevo prima, perché un bravo studente deve essere preparato, deve sapere riconoscere le energie, deve saperle valutare, deve saperle elaborare, concentrare la sua meditazione, deve sapere, non è una cosa da poco, deve sapere essere un piccolo alchimista vibrazionale. Le frequenze le possiamo sentire tutti, le possiamo percepire tutti, basta fare la tipica palla di energia tra due mani per poter sentire che esiste qualcosa e percepirla veramente, ma non è così semplice. Qualcuno ogni tanto mi dice: ho provato a lavorare con le energie. Il provato non basta, perché è veramente sommario e si rischia di fare dei danni. È un po' come se io avessi un chirurgo davanti che mi dice: ho letto tutto, ho studiato tutto, ora taglio. No, devi fare pratica, e devi avere esperienza. Quindi non è soltanto la teoria e non è soltanto la pratica, bisogna essere entrambi per iniziare un buon lavoro. Quindi Dion Fortune appunto suddivideva queste iniziazioni tra spirituale e fisica. Quella spirituale non è meno importante di quella fisica, poiché la fisica è la conferma, diciamo, come si diceva prima, di quello che è stato fatto, di quello che è stato studiato, e lo studente arriverà al cerimoniale pronto, consapevole di avere davanti un portale attraverso cui poter accedere, poter iniziare veramente il suo percorso. E questo non è un percorso che si può fare in una vita soltanto. Come diceva Dion Fortune, è veramente molto importante permettere che lo studente si avvicini, anche se noi come insegnante possiamo vedere che probabilmente non arriverà a fare grandi passi quella persona per la fine della sua vita. Intanto io mi riservo sempre di lasciare tutte le porte aperte, perché nessuno può predire nulla e possono veramente avvenire miracoli. Ma al di là di questo, anche ci accorgessimo in modo veritiero di questa cosa, noi dobbiamo fare di tutto perché questa persona, questi studenti, possano mettere radici. Ed è questo il loro percorso in questa vita, che poi continueranno nelle prossime vite. Quindi la prossima vita, lo studente si risveglierà dopo aver trascorso la sua infanzia, la sua adolescenza, e quando sarà pronto si risveglierà in lui questa chiamata, sentirà il trillo e dirà: caspita, ma io ste cose le conosco già. Quante volte mi succede di avere appunto delle persone che mi dicono: io Dion Fortune l'ho conosciuta, io sono già stato a Glastonbury, io sono sicuro di essere già stato lì. Ecco, le nostre vite precedenti hanno fatto in modo che noi conoscessimo magari non proprio Glastonbury, magari Glastonbury era soltanto un simbolo che ci ha fatto tornare alla memoria questo tipo di iniziazione, ma comunque ha risvegliato in noi il percorso iniziatico. Quindi noi non siamo in realtà dei neofiti, noi siamo delle persone che dobbiamo soltanto risvegliare la memoria antica dentro di noi, quella delle vite passate,
e iniziare di nuovo a percorrere il sentiero. Ed è per questo che esistono dei tempi differenti. A volte si dice: ma come? Ma come mai? Ma perché lui ha impiegato 2 mesi ad arrivare al terzo grado e io invece sono qui da 1 anno? Beh, intanto non è detto, non è soltanto relativo alle vite passate, poiché una persona ha bisogno di lavorare di più in un certo ero, su una certa sefira, in una certa frequenza piuttosto che un'altra, e quindi si fermerà magari di più in Tiferet, un altro si fermerà di più nel viaggio tra Malkut e Yesod, perché incontrerà Saturno, che con la sua signoria e la sua posizione del maestro insegnante karmico lo farà fermare e lo farà riflettere. Quindi non è detto, ma indicativamente le persone che arrivano e bussano alla porta del tempio e in un attimo percorrono tutti i misteri minori è perché già li hanno dentro, è perché li hanno già vissuti nella vita passata, hanno solo rispolverato. Io ho avuto delle persone, la quale, sono sicura che questa persona starà ascoltando in questo momento, starà sorridendo, la quale ha addirittura dato lo stesso nome alla sua bacchetta magica che ha dato la vita passata. E ecco che qui si risvegliano memorie ancestrali, le memorie che sono nostre, che vanno oltre a quello che è la memoria della mente, e risvegliano in noi un percorso che è veramente, veramente molto profondo. Dion Fortune, a questo proposito, gettava un'altra idea assieme, e dicendo: la verità più profonda è contenuta nelle pietre di Avebury ed è pronta a essere donata all'essere che ne sia degno. Ovviamente le pietre di Avebury sono un simbolo, un segnale, un percorso antico attraverso cui le persone che sono passate hanno donato la loro potenzialità, la loro memoria, il loro essere, la loro canalizzazione. Dunque, di nuovo, Dion Fortune ha detto tantissime cose, credo che mi ci vorranno un paio di giorni per raccontare tutto, ma magari lo facciamo insomma a tappe. Nel commentario della Cabala Mistica, di nuovo, Dion Fortune, ho citato delle cose, delle frasi, dei concetti che Dion Fortune ha sottolineato, e una di queste è: tutto necessita di un tempo e va rispettato. Allo stesso modo va rispettato anche il tempo di maturazione dello studente, in quanto se accedesse velocemente ai diversi gradi di iniziazione salterebbe delle tappe, così come colui che non ha appreso l'alfabeto non sarà in grado di scrivere un libro. Lasciategli tagliare la legna e portare l'acqua al servizio del tempio se lo vuole, ma non permettiamogli di profanare il suo luogo sacro con le sue patologie e immaturità. Anche qui ci sarebbe da commentare per ore, nel senso che è inutile avere fretta di prendere un'iniziazione, di avere un'iniziazione, di andare avanti con il lavoro, anche se è ovvio ed è bellissimo vedere gli studenti alle prime armi, che sono davvero molto curiosi, gioiosi, felici di aver intrapreso questo tipo di sentiero, ma non bisogna avere fretta, poiché qualsiasi cosa sia in disequilibrio, qualsiasi energia non venga riconosciuta, qualsiasi frequenza non si sappia interagire, con cui non si sappia interagire, può fare veramente male, può, come diceva Dion Fortune, bruciare le dita. Quindi è veramente dopo che un insegnante, un bravo insegnante, sappia riconoscere questo tipo di disequilibrio in ogni studente, e che non allontani lo studente, ma che cerchi di risolverlo con lui. Questo in realtà è un'altra parte del sentiero iniziatico. Beh, intanto ci sono
molte domande, ecco, che fa lo studente quando bussa alla porta del tempio. Generalmente, come detto prima, lo fa in punta dei piedi, poiché non sempre vengono espressi tutti i concetti e vengono spiegati tutte le cose che si apprendono durante il percorso, per cui pone molte domande e ha la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di più grande di lui. Intanto questo è il punto di partenza, come si diceva prima, il sé superiore ha individuato il sentiero e lo sta mostrando tramite le domande al sé inferiore. E dunque, alcune domande tipiche del sentiero, dello studente che approccia al sentiero, sentiero iniziatico, sono veramente molto, secondo me, semplici, ma degne di noi. Come posso comprendere se questo è il mio vero sentiero? Io mi sento attratto, ma non so perché. La mia mente non sa spiegarmi, non sa darmi una spiegazione. Puoi darmela tu? Bene, seguendo ciò che Dion Fortune ha giustamente denominato la fiamma del cuore, ossia non nient'altro che il proprio istinto, è l'illuminazione della coscienza superiore che conduce la persona al giusto sentiero. Quindi questa domanda è un'unica domanda della mente e non può aver risposta se non ponendo lo sguardo sui piani interiori, quindi chiudendo gli occhi a quello che la mente sta proponendo e guardando nei propri piani interiori. Non so se è proprio il mio momento, certo io sono arrivato fin qua, però adesso ho un pochino di paura. Di nuovo, come abbiamo detto prima, la paura e il desiderio, ma anche altre emozioni terrene, sono veramente prettamente terrene. Quindi se si va un pochino oltre, e come diceva Dion Fortune, se si spegne la luce e si chiude la porta della stanza, non siamo soli. Quindi questo è per indicare che il concetto è vivo dentro di noi. I mille segnali che mi hanno portato qui, ora, in questo momento, di fronte a te, a cui sto chiedendo questa cosa, già mi sta dando le sue spiegazioni. Vuol dire che questo è veramente il mio momento. Bisogna sapersi spogliare dalle incertezze e guardare, come dicevo prima, di nuovo la visione con i piani interiori, attraverso i piani interiori. Alla fine, se non fosse stato il proprio momento, non si sarebbe percepito nessun richiamo e ancora la mente non avrebbe opposto resistenza. Dion Fortune scrive sulla formazione e il lavoro di un iniziato: il richiamo della vita superiore è quello di sorgere e di distogliersi dallo specchio della forma coscienza e guardare direttamente alla realtà, che è la vita, non la forma. È questa svolta che rappresenta il compito dell'anima che cerca l'iniziazione. Quando la personalità va verso una graduale sottomissione al sé superiore, la luce interiore comincia ad irradiarla. Quindi, di nuovo, si sottolinea il concetto del non ragionare con il sé inferiore, quindi non fare elaborare dalla mente, elabora con il sé superiore. Lui ha ragione, non saprai spiegarti perché, non esiste un perché, ma se tu guardi con gli occhi del sé superiore il perché lo comprendi e quella sensazione di essere tornato a casa, quella sensazione enorme di gioia e non sapere perché, e quella sensazione del io sarò qui fino a che non lascerò queste spoglie e ci ritornerò la prossima vita perché questo è il mio compito. La mente non si sa dare una spiegazione a tutto questo, ma il sé superiore sì. E questo è il vero percorso dell'iniziazione. Quindi domande di questo tipo ce ne sono veramente tante e a volte si passa ore a parlare con gli studenti, ma ben venga, proprio per illuminare la coscienza di chi già la risvegliata va soltanto più illuminata. È come se
un viandante, non a caso Dion Fortune li chiamava i viandanti, avesse un piccolo lumicino e proseguisse su un sentiero nel bosco. Allora il vero lavoro, il vero compito dell'insegnante è quello di far risplendere la luce della luna, quindi spostare i rami degli alberi affinché la luce della luna possa arrivare al sentiero e il candidato, il viandante, possa vedere veramente dove andare. Un'altra di quelle domande che sono tipiche dell'inizio è: ma sarò pronto per l'iniziazione? Sei sicuro? Non è una cosa che fa male? Ho un po' di paura. Ecco, questa è normale, perché l'iniziazione non viene spiegata. L'iniziazione viene tramandata, come diceva Dion Fortune, da bocca a orecchio. E quindi è ovvio che il fenomeno occulto, quindi questo vedere, non poter vedere che cosa la tua coscienza riconosce già, ma di cui la mente ha bisogno di una spiegazione, infonde un pochino di timore. È certo che sei pronto per un'iniziazione, altrimenti non saresti qui a domandarmelo. Questa è la cosa numero uno. La cosa numero due è che quando verrà veramente il momento, sarai tu a chiederlo, sarai tu a volerlo profondamente, a sentirlo più forte della tua paura. Non dico con questo che il timore passa completamente, perché direi una bugia, ma la gioia, il voler arrivare a questo livello iniziatico, in questo punto in cui avviene l'iniziazione, è più forte di tutto. E c'è un'altra domanda, tra l'altro tipica, che il sentiero iniziatico non è propriamente un gioco, non è propriamente, diciamo così, semplice. Dovrò rinunciare a qualche cosa? E a che cosa, se sì? Beh, a questa domanda aveva risposto chiaramente Dion Fortune, di nuovo sul libro La formazione e il lavoro di un iniziato. È ovvio quindi che la personalità dovrà riorientare completamente il suo punto di vista prima di potersi allineare col sé superiore. Dobbiamo essere pronti a modificare la base di tutte le nostre convinzioni se vogliamo ricevere l'iniziazione. Questo richiede una convinzione del proposito che non richiede alcuna rinuncia. Dunque, qui diciamo che ha detto tutto, nel senso che diciamo che il sacrificio più grande per arrivare all'iniziazione, per iniziare a percorrere il sentiero iniziatico, è lo spogliarsi del vecchio se stesso. E questa è una cosa che può essere più dura del solito. Io vedo persone che tentano, ritentano, ritentano, poi alla fine la personalità è così grande, così ben radicata, magari da vite, che riemerge. Quindi fa fatica il sé superiore, che è illuminato a quel punto, ma fa fatica comunque a tenere a bada la personalità. Quindi quello che è il sacrificio più grande di un iniziato o di un candidato all'iniziazione è quello proprio di buttare via i vecchi vestiti. Non so se avete presente la fatica che facciamo a volte nell'aprire l'armadio e dire: ma questo forse lo tengo, no, questo non so se lo, no, forse non sono pronta a buttare via questa cosa o a regalarla, no, la tengo ancora un pochino. E queste cose rimangono piegate nell'armadio perché noi non le mettiamo più, fanno parte del passato, ma non sappiamo disfarcene, non sappiamo slegarci da quella memoria. Ecco, importantissimo, magari anche faticosissimo, ma importantissimo per un iniziato o per un candidato all'iniziazione, disfarsi della vecchia memoria, del vecchio essere. Noi abbiamo di fronte una nuova strada, un nuovo mondo, si è aperto un portale, respiriamo aria pulita, è meraviglioso quello che vediamo davanti, ma non possiamo trascinarci dietro nella nostra vecchia vita, altrimenti non riusciremo a varcare la soglia del portale. E questo è, diciamo,
una questione di base, ripeto, a volte molto faticosa, ma. Di nuovo, un'altra di quelle domande base è quale indole è necessaria per intraprendere il sentiero? Ma magari io non sono né degno né così preparato, pronto, perché sono materico, oppure non so. Direi che non esiste un compromesso per iniziare il sentiero. Conosco molte persone che assolutamente non hanno mai meditato, che hanno imparato a farlo con la concentrazione. Dopo spiegheremo anche come avviene una meditazione sul sentiero, ed è molto differente da quello che è rappresentata nella New Age. Ecco, durante nel sentiero bisogna mettersi in gioco, e non è importante l'indole della persona che accede, è importante volere iniziare. Come si diceva prima, posso giocare a pallone, non aver mai effettuato una meditazione in vita mia. A volte è ancora meglio, perché arriva una persona aperta a tutto, senza diciamo basi prefissate di altri metodi, e allora è aperta, è disposta ad ascoltare, ad imparare dal nuovo, come un bambino che impara a camminare, a cui vengono insegnate le prime parole, ecco, senza schemi. Quindi non è importante essere dei guru, sapere tutto. Ci sono delle persone che veramente mi inchino davanti a loro, sanno tutti i nomi degli dei, angeli, arcangeli, piani, corrispondenze di ogni tipo con le Sefirot e i sentieri, con i tarocchi, con l'astrologia, dei veri e propri geni. Ma poi, quando gli si chiede, ok, allora operiamo, lavoriamo, questa sera è martedì, c'è l'influenza di Marte, possiamo lavorare con Gebura, sei pronto, dobbiamo bilanciarla però con Chesed. Ah no, io non sono capace, troppo pericoloso, no, poi comunque non conosco questo tipo di energie. Quindi ecco, qui si distingue, e di cui parleremo dopo, il percorso iniziatico da quello non iniziatico, quindi dalla meditazione, dalla conoscenza. La conoscenza è bene che esista, ma non è bene che esista soltanto la teoria, altrimenti non ha senso. È come se io fossi un cuoco perfetto, però non so cucinare, nel senso che ho studiato tantissimo la portata degli alimenti, come interagiscono l'uno con l'altro, quale tipo di farina è meglio per fare il pane, ma non ho mai provato a infornare una pagnotta. E questo è ovviamente un grosso, purtroppo un dettaglio che non va bene, un grosso scoglio da superare. Quindi, partendo dal presupposto che appunto il primo iniziatore è il karma, è colui che ci permette di accedere al sentiero, ci permette di arrivare a bussare alla porta del tempio, io sento questa grande esigenza e quindi sono arrivato fin qui perché il mio percorso della vita terrena mi ha portato a questa cascina, mi ha portato a questo tempio, a questa casa abbandonata, e ero così solo, ho bussato alla porta, qualcuno deve esserci dentro, qualcuno deve rispondermi, ed ero sicuro, ero certo che al di là di quella porta ci fosse qualcuno e che mi avrebbe risposto. E questo è il signor karma che interagisce, magari con elementi che, come si è detto prima, potevano sembrare negativi, caspita, mi è capitata una cosa, però mi ha portato ad un livello superiore di coscienza, a non interagire col piano mentale, a bussare a quella porta di quella casa che sembrava abbandonata, in realtà era la porta del tempio. E quindi il primo iniziatore è veramente il karma. Dion Fortune diceva: accentiamo quindi il nostro karma come primo iniziatore,
impegniamoci per ottenere la padronanza di noi stessi e delle circostanze della vita. Questo ci dà serenità in ogni tipo di condizione. Ciò che non si può guarire deve essere sopportato. Questa è la prima lezione che il karma ci insegna. L'adepto è un uomo di imperturbabile serenità, poiché è un uomo di perfetto autocontrollo. Cerchiamo di ottenere la padronanza del regno astrale, interiore delle emozioni. Una volta acquisito questo, abbiamo la chiave del piano astrale in mano, pronta per il tempo in cui l'iniziatore busserà alla porta. E questo mi sembra veramente che risponda davvero a tutti i quesiti. La lezione che ci insegna il karma è veramente il grande mantello che ci coprirà delle intemperie e che ci dà a sua volta la padronanza di poter interagire, di convogliare le nostre emozioni e riportarle ad un livello tale per cui possiamo gestirne le frequenze. Questo è veramente molto importante. Quindi la volontà interiore trasmessa in azione dello spogliarsi del vecchio mantello e partire. Questo è tutto, perché è solo questo che manca a coloro che interagiscono con la loro, coi loro se, i se, ma e perché, insomma. Questo è quello che riguarda, è, diciamo in generale, potremmo parlarne per ora, però volevo parlare anche della differenza tra sentiero iniziatico e il sentiero, e quindi è la modalità di meditare, e della morte in generale, come si diceva prima. Allora, intanto potremmo poi riprendere appunto con questa seconda parte, perché poi penso che questa cosa che hai appena detto anche sul karma, su quanto ci fa lavorare il karma, sia anche questo la differenza proprio tra un vero e proprio percorso di iniziazione, un percorso iniziatico operativo, quindi in cui veramente si lavora, e un percorso di un altro tipo come quello della conoscenza che hai detto prima, perché se la conoscenza rimane così fine a se stessa è sterile, certo. E quindi non viene applicata nella pratica. Quindi sì, poi in questa seconda parte possiamo continuare su questo discorso, insomma, e parlare delle differenze anche con sentieri di altro tipo, quindi appunto la meditazione classica e questo, insomma. Certo, va benissimo, certo. Bene, allora facciamo questa piccola pausa. Io chiaramente vi chiedo di mettere in muto i vostri microfoni. Parlo di Stefania, che lo fa sempre, insomma, e anche Silvia, perché si sentivano prima dei rumori durante la sigla. Allora, ci andiamo ad ascoltare un brano dal primo album di Anthony Phillips, che si intitolava The Geese and the Ghost. Questa è God If I Saw Her Now. Rientriamo e passiamo subito la parola a Stefania. Non so poi se ci sono anche delle domande, immagino, insomma, non so se volevi leggerle adesso o dopo. Allora, sì, avevo visto una domanda dunque, un attimo che riprendo il... Ecco, c'era una domanda di Francesco che in realtà penso che Silvia abbia già in qualche modo risposto, perché Francesco dice: è possibile l'autoiniziazione in assenza di percorsi iniziatici e rituali? Io con autoiniziazione penso che lui intenda proprio il discorso che Silvia faceva sulla l'iniziazione della vita, diciamo, dei problemi che ci presenta la vita.
Allora sì, in parte è questo, in parte l'iniziazione, come si diceva prima, lo dà il Signore del Karma e ce lo presenta attraverso la vita terrena. L'altra parte è possibile un'auto-iniziazione proprio cerimoniale, diciamo, iniziatica, rituale, auto-iniziazione, quindi è possibile non avere un iniziatore. E questo ad esempio è diciamo ben trascritto in alcuni volumi della Golden Dawn. Dion Fortune non era molto d'accordo con l'auto-iniziazione, poiché gli studenti generalmente l'autoconferivano a loro piacimento, quindi come si diceva prima, integrando l'iniziazione, superando questi ostacoli, questi gradini, non lì quando erano pronti, ma quando loro desideravano averla, che è veramente differente. Quindi, però comunque è possibile con molta autocoscienza, molto lavoro in più, perché si sa, è veramente molto difficile essere insegnanti di se stessi, bisogna sempre, a mio avviso, avere il giusto rapporto con la giusta interazione con un'altra persona, così come si sente l'opinione dello psicologo, del non so, ecco, dell'insegnante delle materie scientifiche o quant'altro, ecco. Quindi sì, è possibile, comunque è possibile, se una persona ben canalizza alcune energie che vengono concesse ovviamente dai piani superiori e che vengono incanalate per avere questo tipo di illuminazione, se così vogliamo appunto definirla. Ci sono altre domande o vado avanti? Mi sentite? Sì, ecco, non riuscivo a riattivare il microfono. Ah, okay. Sì, sì, io ti sento. Perfetto. Quindi dicevo, ci sono altre domande oppure vado avanti con... Io non ne vedo, a parte questa di Francesco, e non ne vedo altre in questo momento. Quindi sì, possiamo andare avanti con quel discorso che stavi facendo, che stavi introducendo prima sulla differenza con altri tipi di percorsi, insomma, percorsi sia solamente di conoscenza, quindi sapienziali, oppure percorsi di meditazione, percorsi in generale spirituali, ecco. Certo, va benissimo, grazie. Allora, la differenza, come si diceva prima, tra un sentiero iniziatico e un sentiero è davvero molta. Uno, perché, come già ribadito, il sentiero iniziatico comprende veramente un sacrificio di base, un riconoscere il proprio sé superiore, ma un'interazione modulare, frequenziale, continua o ciclica, insomma, secondo con l'aspetto terreno, mentre un percorso tra virgolette solo spirituale, perché comunque ogni percorso è valido e creativo e costruttivo, diciamo che questo percorso soltanto spirituale interagisce con una frequenza di riequilibrio. Certo, è già tanto se la persona che chiede la pace interiore può averla, ma è un po' fuggire da una realtà, e questo è quello che diceva Dion Fortune, con cui sono assolutamente d'accordo. Se la vita mi presenta un problema e io mi rifugio nella spiritualità, o nel mio sé superiore, o mediante una meditazione ricerco la pietra interiore, cosa assolutamente stupenda, ma mi riservo soltanto di fare questo, non concludo assolutamente nulla. È un po' come prendere l'aspirina quando ho un dolore. Certo, io credo che il dolore mi sia passato perché i miei recettori nervosi non lo sentono più, ma in realtà il mio dolore c'è. Quindi dovrei andare a vedere che cosa crea questo dolore per assolutamente riarmonizzare in toto quello che ha creato il disequilibrio, la frequenza che interagisce in modo errato
con me, nel mio ambiente o nel mio metodo di lavorare nella vita. Quindi ecco che la meditazione fine a se stessa, quella che si presuppone di diciamo acquietare la coscienza, così come l'aspirina lo fa col dolore, è tra virgolette inutile, ossia serve a non sentire dolore in quel momento, ma non risolve. Nel percorso iniziatico invece ci si propone, ci si ripropone di risolvere, di non scappare nella spiritualità, perché altrimenti diviene, cioè esiste, si crea un disequilibrio come con la persona che è soltanto materica. Quando una persona spirituale e meditativa, con grandi conoscenze, mi dice: ah, guarda, quella persona poverina, bada solo alla materia, mi viene da sorridere, perché è lo stesso opposto e assolutamente non va bene. Quindi i due opposti, per essere in equilibrio, si devono incontrare in un centro. Vanno bene tutti e due. È assolutamente bello meditare, è assolutamente bello mangiare un gelato, e non dimentichiamo però di essere spirito, ma non dimentichiamo allo stesso modo di essere carne, di essere materia. Siamo in un percorso karmico terreno, quindi bisogna considerare sempre entrambi gli aspetti. In un percorso iniziatico ovviamente gli aspetti si considerano entrambi, ecco perché è faticoso, ecco perché non si dimentica nulla. Si interagisce con il sé superiore, ma anche con la mente, si disquisisce tra sé e sé, si riporta alla luce degli aspetti che possono anche nuocere, fare veramente molto male, perché sono degli aspetti della subcoscienza che noi avevamo messo a tacere, perché non volevamo vedere, da cui volevamo fuggire. Ripeto, non è tra virgolette educativo, no? Come si direbbe a un bambino che sta fuggendo dai compiti: dove vai? Vieni qua, tanto prima o poi questo compito lo dovrai finire. Quindi se non è questa vita, è la prossima vita, ma la maestra arriverà a chiedertelo questo compito. Allora è inutile, se è un compito terreno, rifugiarsi nella spiritualità. Inutile, se è un compito spirituale, rifugiarsi nella materia e cercare di sviare il proprio compito. Questo è un po' il senso del percorso iniziatico, del sentiero iniziatico, quindi andare lì dove c'è il buio più profondo di noi stessi, e farci amicizia e riconoscersi e guardarsi tra virgolette negli occhi, nello specchio dell'anima, e non lasciarsi confondere dalla meditazione carina che porta tanta pace. Ripeto, è un'ottima arma nel caso in cui ci sia una giornata veramente molto stancante, nel caso in cui vogliamo un attimo riprenderci da quello che sono le nostre paure, le nostre ansie, un'ottima medicina nel caso di pesanti fardelli che la vita ci può dare in un attimo. Perfetto, così come si prende l'aspirina per il dolore, perché è troppo questo dolore, e allora va bene, prendo l'aspirina ma poi lo curo. Quindi io so che quel dolore c'è, vado poi a vedere che cos'è e lo curo. Allo stesso modo la spiritualità, posso usare la meditazione, ben venga riconoscerla ed essere la sua essenza, ma bisogna anche sapere andare oltre. Questo è il primo passo. La seconda cosa è la differenza tra la meditazione così per il rilassamento, contemplativa, la meditazione che coordina, che direziona. Nell'occultismo si utilizza il secondo tipo di meditazione, ossia, come si diceva prima, si riconoscono i diversi tipi di energie, frequenze, devo imparare a
a sentirle, a percepirle, ad essere quella frequenza per riconoscerla al volo, perché non è come un vestito, ecco, apro l'armadio e riconosco il vestito rosso dal vestito blu. Una frequenza è differente, non si può riconoscere se non con una sensibilità estrema. Questa sensibilità estrema ce l'abbiamo tutti, nessuno è maestro disceso in terra e nessuno è l'ultimo degli studenti, quindi è dentro di noi, basta tirarla fuori, basta non fuggire da questa estrema sensibilità. Quindi una volta che si è riconosciute queste frequenze, si sono riconosciute in toto, frequenze, energie, interazioni, che abbiamo imparato ad alchimizzarle e a costruire e anche a distruggere, perché no, a convogliare i tipi di energie differenti, allora a quel punto noi possiamo dire di essere sul percorso iniziatico. Questo come si inizia a fare? Con la meditazione, come si diceva prima, contemplativa o direzionale, ossia quando io medito non lascio andare i pensieri come nella meditazione in cui appunto voglio soltanto raggiungere il rilassamento. In questo tipo di meditazione io dirigo l'energia, quindi creo il mio motto, creo il mio obiettivo. Il mio obiettivo è quello di stare bene oggi, perfetto, allora prendo tutte le mie energie in equilibrio e le convoglio direzionandole nel punto in cui so che c'è una frequenza in disequilibrio. Quindi è un po' come lavorare, essere dei medici, lavorare in un punto preciso, o massaggiatori forse meglio ancora, e lavorare in un punto preciso dove è lì che duole, ma non servirebbe niente prendere un analgesico. Ecco, questo è un po' diciamo la differenza tra una cosa e l'altra. Dunque, c'è una cosa, ad esempio, che diceva Dion Fortune, che è la differenza. Questo è sempre nella formazione del lavoro di un iniziato, scusate, a volte faccio confusione con i titoli. La differenza tra la magia e i metodi di meditazione è come la differenza tra i farmaci e i dietetici. Il primo farà rapidamente ciò che la dieta può fare solo lentamente, e nei casi critici non c'è tempo per aspettare i lenti processi di dietetica, quindi ci si deve affidare ai farmaci e null'altro. Tuttavia, i farmaci non sono sostituti di una corretta alimentazione e di un regime di vita sano. E sebbene la magia permetta di ottenere un risultato rapido e potente, è solo attraverso la giusta comprensione, la giusta etica, che la posizione ottenuta può essere mantenuta, quindi la guarigione. Ecco, questo è il concetto primario. Quindi la differenza tra meditazione e magia è che la magia impiega un mese ad ottenere, scusate, la meditazione impiega un mese, la magia ci impiega, non so, ecco, 5 minuti per dire, 10 minuti. Questo ovviamente stiamo facendo dei parametri di tempo a caso. Ecco, essenzialmente il primo, quindi il metodo magico, diciamo così, il metodo iniziatico sviluppa la propria essenza, mentre la meditazione sviluppa la teoria. È come dire, io sono chirurgo o studente di chirurgia, è la stessa cosa. Il primo è colui che si occupa dello studio dell'argomento, quindi lo studente di chirurgia, il secondo invece lo pratica. Ed è così che si differenzia, diciamo, la meditazione comune, per quella che conosciamo, dalla meditazione che invece si pratica sul sentiero iniziatico. È importantissimo, tra l'altro, prendere nota delle differenze, ad esempio anche solo di posizione, di postura della meditazione. La persona che medita per
non so, avere un sonno migliore o avere appunto un rilassamento interiore profondo, medita in posizioni comode o magari anche sdraiato nel letto prima di dormire, mentre invece nella meditazione sul sentiero iniziatico è importante la postura, quindi la schiena deve essere eretta, dritta, e la posizione del il corpo, diciamo, deve essere disposto simmetricamente, in equilibrio, come diceva Dion Fortune. Ecco, questo lo leggo, in equilibrio bilanciato, che sarà soddisfacente affinché la spina dorsale è dritta, i piedi uniti e le mani unite o toccano le altre parti del corpo. Questo per tornare ad avere una visualizzazione è un po' come vedere un egiziano eretto, ben seduto, senza gambe incrociate, quindi i piedi che toccano bene per terra e le mani che appoggiano sulle gambe poco prima delle ginocchia. In questo modo si è diciamo consapevoli di avere un corpo, perché dopo 5 minuti in questa posizione, se provate poi sapete comprenderlo, iniziate ad avere magari dei dolorini alla schiena, oppure a dire: caspita, quanto sono scomodo. Ecco, questo riporta la mente al corpo, e c'è bisogno, come si diceva prima, di, è vero, essere spirito, ma anche essere, comprendere di essere in un corpo. Questo è veramente molto importante. Questa posizione, tra l'altro, accompagna la meditazione in tutte le meditazioni iniziatiche e anche nella direzione, nel saper direzionare i pensieri. Come si diceva prima, nella meditazione, chiamiamola comune, i pensieri vanno, vengono, non si fermano, si hanno delle visualizzazioni, però non sono coordinate. Tant'è che le persone che meditano poi dicono: ma sai, ho visto questa cosa, ho avuto la visualizzazione di, e raccontano delle cose differenti tra loro, ma non sanno catalogarle, non sanno dargli un ordine, non sanno dare un senso. Ma ho visto questa cosa, non riesco a capire perché. Nella meditazione invece sul sentiero iniziatico, lo studente impara a fermare la mente, e questa è la cosa più difficile, perché si sa, la mente è da sola, va da sola. Ma se noi abbiamo un obiettivo e concentriamo una volontà attraverso il pensiero, la mente si ferma. Provate ad esempio a fare un grande sforzo, non so, ecco, a togliere un pezzo di legno molto pesante in un posto molto scomodo. Io non credo che in quel momento voi stiate pensando, non so, ecco, ai giochi da fare questa sera o al film più bello che avete visto nella vita. Io credo che in quel momento voi non stiate pensando a niente, perché voi avete convogliato la vostra volontà in azione. E questo è un percorso iniziatico. Allora, convogliare la propria volontà in una meditazione in cui si vuole spostare un'energia, sommarla ad un'altra, oppure ancora dirigerla in uno spazio, in un piano o in un altro, è la stessa cosa. È la stessa cosa che spostare un pezzo di legno pesante. Bisogna essere concentrati, e questa è la prima cosa che si impara, la concentrazione. Io non posso, in un'iniziazione, pensare alla nonna che ha fatto i tortellini, perché altrimenti non sono più lì. Allora io devo imparare a concentrare la mia volontà al sé superiore, in modo che questo possa aprire le porte alla connessione con una dimensione spirituale alta, attraverso cui appunto passa il lampo di illuminazione che serve all'iniziazione. Quindi la differenza reale è un po' questa, la coordinazione.
Diciamo che Dion Fortune diceva, sempre nella formazione del lavoro di un iniziato, nessuno è capace di esercitare la meditazione occulta più profonda se non può meditare in una stazione ferroviaria in attesa del suo treno. E questa è coordinazione pura. Questo comporta due cose: il poter andare profondamente in meditazione ed essere allo stesso tempo completamente estraneo alla sfera fisica, il potere di tenere il conto del tempo e tornare a secondo della propria volontà. Senza il secondo, il primo è una realizzazione pericolosa e disorganizzante ed è la causa di molte incapacità di coordinazione tra gli occultisti. Quindi, quello che dice Dion Fortune è che io dico agli studenti un po' in un altro modo, ma alla fine è la stessa essenza, è quello di imparare a meditare anche al supermercato mentre si spinge il carrello della spesa. Alcuni mi dicono: ma è impossibile, ma prima che io arrivi lì, ma no, ma questo lo sai fare solo tu. Non è assolutamente vero, come si diceva prima, è una questione di organizzare la mente. È come dire a un imbianchino: ma come sei bravo, ma io non riuscirei mai a fare il lavoro che fai tu. E certo, non ci ho provato, non mi sono concentrata, non ho dedicato 20 anni della mia vita a dipingere muri, e allora non sono capace. È lo stesso discorso. Tutti possiamo farcela, ovviamente chi è portato e chi è diretto, chi si sente chiamato in un certo modo, in un certo senso, su questa strada. L'altra cosa di cui parlava spesso Dion Fortune è la differenza tra il mistico e l'occultista, e anche qui nella formazione del lavoro di iniziato lo appunta molte volte. Il mistico, dice, rende negativa la sua personalità affinché possa essere un canale per le forze cosmiche. Stai fermo e sappi che io sono Dio, è il suo atteggiamento verso tutti i problemi che è chiamato a risolvere. Egli rimane ancora sul piano terreno e permette alle forze spirituali di trovare un canale nella mente di gruppo attraverso le sue meditazioni. L'occultista, invece, pone il suo interesse alle forme e usa per la sua mente concreta e le usa per la sua mente concreta per modellare le forme nei canali, nelle forze cosmiche. Il mistico lavora esclusivamente nel sé superiore, l'occultista conduce il sé superiore nella manifestazione sui piani della forma. Ecco, qui c'è un altro punto molto, molto grande, molto importante da fare, che l'occultista tende a, diciamo che l'obiettivo principale dell'occultista a riportare le forze nella forma. Quindi, scusate, le forze che sono così, che girano liberamente nell'etere, devono essere concentrate se vogliamo avere un risultato. Così come se io devo fare una frittata, devo rompere le uova in una certa maniera e non posso buttare un uovo così in giro senza essere nella padella, perché altrimenti non si cuoce. Allo stesso modo le forze devono essere concentrate in una direzione per prendere forma, altrimenti girano continuamente, ciclicamente nell'universo e nel microcosmo, in un ambiente che può essere la propria casa, il proprio giardino, eccetera, la propria aura addirittura, e rimbalzano, risuonano. Quando si dice: ma santa polenta, o di nuovo per dire questo sintomo, questo disturbo, certo, questa forza è lì che gira, non l'abbiamo convogliata a terra. La stessa cosa possiamo prendere l'esempio dall'elettricità, deve esserci una terra, quindi l'occultista prende queste forze e le dirige a terra, le materializza. Questo non vuol dire che noi, non so, pensiamo ad un melo, apriamo gli occhi e vediamo il melo bello, potente, già magari appunto nel suo sviluppo nel nostro giardino. Questo assolutamente
e tra che Mario vicino, che adesso è un po' priva di energia, un po' lenta, ecco, nel passare certe vibrazioni, diventa veramente di nuovo armonica e riesce a canalizzare le forze se io le trasmetto. Scusate, ecco, questo è veramente d'impatto, è un lavoro che l'occultista deve saper fare. Scusate, ma devo bere un minuto. Ok, questo tutto bene, sì. È un poi tutto bene, sì. Sì, sì, sì. Ok. Fare un'altra, non so se puoi. Sì. Dicevi, scusa? Dicevo, Silvia, che se vuoi possiamo fare un'altra pausa così ti riprendi un attimo. Come volete, sì, va bene. Ok, allora facciamo un'altra pausa e ci andiamo ad ascoltare, vediamo un altro brano di Riccardo Zappa, e questo brano è Così diversa eppure. Riccardo Zappa, Così diversa eppure, da definire significa limitare. Questo è il titolo dell'album da cui era tratto questo bellissimo brano di Riccardo Zappa, per me insomma uno dei più grandi chitarristi che abbiamo in giro. Allora, Stefania, ci sei? Ci siete tutti? Silvia? Ci sono, sì. Bene, allora possiamo anche continuare. Sì. Ok, perfetto. Allora, intanto grazie della pausa, mi sono ripresa. Dunque, eravamo arrivati appunto a vedere la differenza tra l'iniziazione e scusate, ma non so, l'iniziazione e la scusate, Silvia, ma prendi volentieri anche un altro bicchiere d'acqua, non preoccuparti assolutamente. Sì, ma ogni tanto succede, probabilmente. Tu quando vuoi, non sono abituata. No, ma poi tu comunque quando vuoi interrompere puoi chiedere quando vuoi, insomma, una pausa, quindi tranquilla. Va bene, adesso mi riprendo. Dunque, almeno ci tento, insomma. Poi quando la voce non mi esce più, facciamo un'altra pausa, va bene. Ok. Allora, dicevo che la cosa principale della differenza tra l'iniziazione, tra il percorso iniziatico e la meditazione, è proprio quella della formazione dello studente. Quindi una persona che medita e una persona che intende fare, diciamo, praticare un minimo di rilassamento, mentre invece una persona che intende iniziare sul sentiero iniziatico è una persona che si forma giorno dopo giorno, e questo è veramente faticoso, come si diceva prima, non solo, è un convogliare delle energie, se vogliamo anche della vita passata, ristabilirle continuamente attraverso la propria coscienza. Charles Well, che è come tutti sappiamo a Glastonbury, dove Dion Fortune aveva incontrato Charles, con cui poi ha lavorato ed è diventato un suo grande collaboratore, lei meditava spesso. Il fuoco sacro brucerà i detriti e le scorie limitano il percorso del sentiero. Scusate, ma questa sera è così. Allora, esso creerà la connessione col sé superiore e la materia tornerà ad essere vibrante, ad emanare la luce dell'aurora. Anche qui io mi fermerei un attimo, nel senso che
Il fuoco sacro di cui parlava Dion Fortune e quel bruciare i detriti era veramente un procedere nel sentiero iniziatico con grande forza interiore, riprendendo dalla vita passata quella forza che ci si porta, che si porta con sé e che rimane nella memoria dell'iniziato. Dunque, la nascita e la morte, anche qui una grande parentesi, passando appunto da questo grande concetto del sentiero iniziatico, quindi la differenza tra la meditazione e il lavoro che l'iniziato, il candidato all'iniziazione deve percorrere, deve fare per arrivare, per giungere a quello che è il proprio sé superiore, quindi per riconoscersi nell'essenza, passa attraverso la nascita e la morte. Ecco perché è così importante questo concetto ed ecco perché veniva toccato spesso da Dion Fortune e viene toccato spesso da tutti gli esoteristi ancora oggi che praticano con grande coscienza. Dion Fortune diceva: al centro della piramide di Gizeh c'è una bara di pietra vuota. Gli egittologi ci dicono che è stata preparata per un faraone che non l'ha mai occupata. È stato anche detto che era una misura per il mais. Non era nessuna di queste due cose, ma l'altare della camera dell'iniziazione. In esso giaceva il candidato, mentre la sua anima veniva inviata nel viaggio della morte e richiamata a questo, e questo nasceva nel grado supremo dei misteri. Dopo quell'esperienza non avrà più paura della morte, avendola conosciuta, e la conoscenza custodita nei misteri che mi ripropongo di rivelare in queste pagine. La morte, per l'uomo che ha questa conoscenza, è come l'imbarco del ricco su un transatlantico. È istruito, sa dove sta andando, accetta il viaggio, si rende conto che della sua necessità e dei suoi vantaggi. Ecco questo, qui andava avanti dicendo, spiegando quello che è l'importanza dell'ignoto e il modo in cui il candidato all'iniziazione si pone attraverso il sentiero iniziatico. Dunque, intanto, come diceva Dion Fortune, è importantissimo meditare sulla morte. Lei diceva, vediti, guardati, visualizzati in quella bara che ha citato adesso della grande piramide, una bara di pietra vuota dove dentro ci sei tu e non è stata preparata per un faraone che non l'ha mai occupata, ma è stata preparata per un'iniziazione attraverso cui ovviamente come simbolo rappresentava una nuova vita, un nuovo passaggio. È veramente molto importante. Quindi questo pezzo è stato tratto dal libro di Dion Fortune Attraverso i cieli della morte, dove lei suggeriva alcuni passaggi importanti per accedere al proprio sé superiore. Alla fine, come si diceva prima, l'iniziazione è una sorta di morte e la morte è un'iniziazione, quindi è il passaggio di uno stadio superiore attraverso un sentiero iniziatico, quindi la trasmutazione dell'essenza che avviene ovviamente quando si lascia il corpo fisico per ascendere verso i piani superiori. Allo stesso modo avviene nella rinascita, quindi quando l'essenza, la nostra essenza, decide di reincarnarsi, discende e in questo percorso, attraverso questo canale, fa dei passaggi, si limita, si autolimita, si autoconvoglia in un canale che discenderà poi nella materia. E anche qui, anche questo percorso, il percorso esattamente opposto, anche in questo percorso necessita di
una presenza, un'essenza, un convogliare le energie. In questo Dion Fortune era veramente molto, che dire, severa. Lei diceva che il grande anestesista si occupa di addormentare la mente e dare il tempo necessario alla persona di conoscere l'altra dimensione. Quindi in ascesa, ovviamente quello che lei chiamava il grande anestesista, che poi non è nient'altro che quella frequenza che ci accompagna nei piani superiori, dandoci tempo appunto di reintegrare l'essenza che ci serve per lasciare completamente il piano fisico, si occupa di convogliare l'energia necessaria e ci dà il tempo necessario per distaccarci da una certa dimensione, che sia essa quella in ascesa, quella fisica, in discesa invece da quella essenzialmente diciamo spirituale, che appunto convoglia poi tutte le energie nel piano materico, nel piano fisico. Sempre nel suo libro Attraverso i cancelli della morte, Dion Fortune dice: la persona psichicamente sviluppata ha un grande vantaggio quando si tratta di attraversare la porta della morte, perché l'attraversa in piena coscienza. Non dorme il sonno della morte, ma perde semplicemente coscienza del piano fisico, pur conservando tutte le sue facoltà. Chiunque abbia mai sperimentato la trance con la memoria rimasta o sogno lucido è morto e risorto, e scoprirà che la morte è esattamente la stessa cosa. Allora, anche qui ci potremmo fermare per ora, ma essenzialmente Dion Fortune voleva dire che le porte della morte, quindi questa coscienza che si trasmuta al momento in cui la persona cambia piano, evolve in un piano superiore o discende nel piano materico, è assolutamente convogliata. Quindi questo, ovviamente, uno studente del sentiero occulto, del sentiero iniziatico, lo saprà fare in un modo veramente migliore di una persona, senza nulla togliere per carità, ma di una persona che non è mai tornata a conoscere il proprio sé superiore durante la vita terrena. Questo è veramente molto importante, ed ecco perché non basta la meditazione, in quanto, come si diceva prima, si addormenta la mente cosciente, ci si rifugia nella mente spirituale, ma questo non porta alla resurrezione dell'anima, quindi alla morte e alla rinascita. Dunque, ovviamente l'incarnato, l'essere incarnato, colui che discende, conserva i dati della coscienza superiore, ma spesso purtroppo non è in grado di accedervi, perché è completamente connesso alla materia. Di nuovo torniamo al convogliare, questo direzionare le energie in un campo, nell'altro, in un piano o in un altro, che diceva, che proponeva, che suggeriva Dion Fortune ai suoi studenti. Allora, una persona che non sa connettere, non sa convogliare queste energie e non sa distoglierle dalla materia o dal campo spirituale, qualora fosse necessario, non riesce, non può andare, non può appartenere o andare avanti nel sentiero iniziatico. Dunque, solo colui, si dice, che ha conosciuto la morte conosce la vita, ed è la stessa cosa al contrario. Ecco che i due riferimenti oppositi, morte e vita, sono come spirito e corpo, così come tutti gli opposti alla fine, come sentiero di destra e sentiero di sinistra nell'albero della vita,
come, non so, ecco, il fuoco purificatore e la mente limitante. Ecco, tutto quello che è opposito deve essere convogliato in uno. Ecco perché di nuovo torniamo al grado della meditazione sulla morte. È davvero molto importante, e Dion Fortune lo sottolineava molto, ecco, molto spesso. Dunque, questo è una cosa che vi leggo di nuovo, sempre dal libro di Dion Fortune, Attraverso i cancelli della morte, ed è una questione di simbologie. Anche qui è molto importante, voi sapete benissimo che l'albero della vita è un grande glifo che contiene dei simboli veramente molto importanti per come traduzione, diciamo, dal sé superiore alla mente inferiore. Anche in questo caso, durante il convogliare le energie dal sé superiore al sé inferiore, o mediante la meditazione iniziatica dirigere queste energie in un motto, in una presa di coscienza o quant'altro, bisogna imparare a riconoscere la simbologia. Quindi lei diceva: da qualche parte nella decorazione di una lapide o di una bara è invariabile trovare la croce. Purtroppo, nella nostra ignoranza della scienza del simbolismo, è quasi sempre la croce del Calvario ad essere rappresentata. La croce del Calvario rappresenta il sacrificio e la rinuncia. È la croce celtica, con la sua lunga fusoletta verticale e le sue piccole braccia, su cui si sovrappone un cerchio che è il disegno della vita trionfante per la salvezza. Questa è la croce sotto la quale tutto ciò che è mortale di un iniziato dovrebbe riposare. Racchiudere un corpo in un guscio di piombo è una reliquia da barbarie. L'anima ha finito con il corpo e lo abbandona. Perché dovremmo cercare di conservarlo? Il miglior scrigno per i resti mortali di coloro che amiamo è quello che li restituirà alla terra il più rapidamente possibile. Per questo motivo l'olmo tradizionale è meglio della quercia, che è troppo resistente. Se non è possibile affidare all'argilla e al fuoco rapido purificatore, lasciate che la terra gentile svolga la sua funzione a modo suo, restituendo gli elementi della mortalità, ciascuno al suo posto della natura. L'anima non è veramente libera finché questo non è stato fatto. Rimarrà un po' più in terra, poco profonda, per offuscare il suo risveglio. Dunque, questo mi sembra un'altra parte veramente molto importante, in quanto la simbologia non è di poco conto. A volte scegliamo, che ne so, ecco, la croce come conseguenza, diciamo, alla religione cattolica, a tutto ciò che è stato indotto da secoli, la croce del Calvario. E invece, come simbologia, è migliore, come diceva Dion Fortune, la croce celtica, poiché questo cerchio che sovrappone le braccia è la simbologia del ciclo della vita. Quindi non dimentichiamo che tutto questo è veramente molto importante per l'anima, che ricerca attraverso la simbologia il suo passaggio verso l'alto, quindi la sua ascesa. Noi iniziamo di nuovo il percorso dalla materia, quindi partiamo dalla mente razionale, che fa molto fatica, spesso purtroppo, a lasciare il corpo, perché ha delle memorie, perché ha delle persone che non vuole lasciare, perché ha delle situazioni che non ritiene finite. Ecco che allora rientra in gioco quello che sono le emozioni, la paura, il senso di inadeguatezza, anche se tutto sta portando invece in ascesa, ecco, sta andando verso l'alto. E qui allora ritroviamo nella simbologia un adeguato raggio di illuminazione che porta l'anima verso l'alto. Insomma, bisognerebbe
veramente educare, come dice Dion Fortune, le persone alla giusta simbologia, alla giusta evoluzione, nel senso che bisognerebbe seguire i cicli della vita e della morte in modo adeguato. Questo rappresenta, questo della simbologia è un discorso veramente molto ampio, però deve essere veramente sottolineato in ogni ambito, anche perché io di nuovo evidenzierei che è soltanto attraverso la simbologia che noi riusciamo, che la nostra mente razionale riesce a percepire quello che il sé superiore ci sta tentando di dirci. Questo in un ovviamente in un campo terreno durante l'incarnazione. Dunque, è un'altra cosa di cui si occupava Dion Fortune, era il doppio eterico, che lei diceva giocare un ruolo fondamentale durante l'incarnazione, durante la discesa e durante l'ascesa. E di nuovo qui torniamo a parlare di iniziazione, di tempi di iniziazione, di modalità di percorso iniziatico. Quindi di permettere alla persona, al candidato, di avere il suo tempo, la sua modalità, di seguire il suo flusso, di seguire il suo ciclo. È un po' come se io volessi, non so, attrarre molta energia, invocare molta energia in un momento in cui la luna è calante. Ecco, non solo non ci riesco, non ho adeguata energia, o almeno quella che mi servirebbe per convogliarla in un determinato sistema, ma sto andando controcorrente, un po' come nuotare mentre le onde stanno venendo nella mia direzione. Quindi bisogna adeguatamente insegnare, saper insegnare al viandante di limitare il proprio desiderio e di lavorare secondo le proprie affinità, secondo quello che sta dicendo il sé superiore. Questo è davvero di nuovo molto importante. Ce ne sono veramente tantissime cose importanti, ma diciamo sto cercando di riassumerle brevemente per poter dare una visione generale, insomma, del tutto. Ecco, la cosa più importante del meditare sulla morte non è tanto ricevere un'iniziazione di quello che è l'essenza della morte in sé, ma è quello di incontrare l'altra parte della vita stessa. Quindi è quella di essere, non solo studiarne l'essenza, sapere che esiste la reincarnazione, sapere che esiste la modalità di ascesa e discesa, cosa che sappiamo bene tutti, ma saper essere l'altra parte ed è veramente molto importante. Di nuovo sì, andiamo a toccare un aspetto che ad esempio le persone che sono andate in fin di vita possono raccontarci benissimo, quindi il vedere il mondo dall'alto, sotto un altro aspetto, di sapere indicare i veri valori che in quel momento hanno ricevuto, che non sono di certo quelli che abbiamo in terra. E questa è una cosa veramente incredibile, così come in certe iniziazioni, ovviamente nel sentiero maggiore, avviene. Quindi una presa di coscienza incredibile, e lì torniamo al discorso di Dion Fortune quando diceva che gettava questo seme, questo concetto seme, che l'iniziato è un morto vivente. Assolutamente vero, proprio perché il concetto dell'altra parte, dell'altra faccia della medaglia, del corrispondere ad una vita che non è esattamente quella terrena, ma sempre vita è veramente molto faticoso. È un concetto che va oltre la mente, che fa tra l'altro paura, perché la morte è vista come fine e non come inizio. In realtà
è un altro traguardo, è una trasmutazione di essenza, non è una fine, è semplicemente un convogliare determinate energie in una in un livello superiore. Dunque, nella dottrina cosmica Dion Fortune dice: la morte e l'iniziazione producono gli stessi risultati, quindi è che tutte le iniziazioni contengono il simbolismo della morte e della sepoltura. Ricordate sempre che sul piano materiale morte e perdita di significato significano, scusate, libertà e resurrezione. Le possessioni sono come la terra che si ammassa sul cadavere. Imparate quindi a guardare dall'alto in basso i vostri cadaveri per galvanizzarli con la vostra vita e non commettete l'errore di viverci dentro. È molto utile poter proiettare la coscienza sulla sfera terrena, ma è molto svantaggioso essere vincolati dalle condizioni di quella sfera. Si è legati a quella sfera da due cose, la paura e il desiderio. E qui, di nuovo, questo l'ho già detto prima e lo rievidenzio, il superamento del desiderio, superamento della paura, la morte e la resurrezione. I concetti che, così come vanno convogliate le vibrazioni, le frequenze in una certa sfera quando si necessita di avere un certo tipo di energia, così vanno ripetuti certi concetti, riletti, rieditati dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, proprio per vederli in differenti modi. È importantissimo, e questo è un esercizio che vi consiglio di fare, ecco, oltre a quello del meditare sul proprio cadavere, ecco, di vedervi in un'altra dimensione, questo in linea di massima. Direi che più o meno, allora ecco, no, magari se ho ancora un pochino di tempo volevo fare un appunto sulle sette morti. Posso? Stefania, sì, sì, posso? Sì, sì, sì. Ah, grazie. Perfetto. Allora, le sette morti che Dion Fortune, di cui ha parlato molto bene nella dottrina cosmica, si dividono in sette linee guida. Anche qui consiglio di meditarvi sopra. Possono sembrare così appunti che magari conosciamo, così concetti risaputi o linee che, ma sì, questo l'ho già fatto, l'ho già visto, l'ho già sentito, lo conosco, eccetera, ma proviamo veramente ad essere quell'essenza che è veramente differente. Dunque, lei parla della legge delle sette morti. La prima morte. Questo, ecco, voglio fare un attimo un passo indietro. Questo è sempre il libro che è stato canalizzato da Dion Fortune attraverso la dettatura dei maestri disincarnati. Quindi, quando lei parla, non è lei che parla, ma sono questi maestri disincarnati. Quindi si parla della prima morte dicendo che sono due linee di movimento che si intersecano e che creano un vortice, un centro di stabilità. Quindi questa è la prima morte. Qui possiamo sottolineare che la prima morte è il centro di equilibrio, quindi è l'unione tra le due essenze, tra la polarità maschile e femminile, dolce, amara, buio, e tutto quello che è duale deve alla fine diventare un unico. La seconda morte è la trasmutazione su differenti piani. Allora, qui l'azione e la reazione sono uguali e opposte, dice Dion Fortune, sul piano del loro inizio. Esse agiscono, reagiscono e continuano a manifestarsi in forma ciclica. Questo avviene quando appunto c'è una trasmutazione su piani differenti. Dion Fortune stessa diceva che si è positivi sul piano materico, sul piano riflettente, quindi superiore, subito superiore, si è negativi,
poi si diventa di nuovo positivi e poi negativi, non in forma di buono o cattivo ovviamente, ma in forma di polarità differente. E questa è la seconda morte. Quindi saper trasmutare le proprie sensazioni su diversi piani. Parlava della terza morte, che il cui significato è comprendere il senso della morte in sé. Quindi ogni coscienza individualizzata vive per morire, muore per vivere. Non esiste, il, come si diceva prima, unicamente il sé inferiore, ma un sé superiore che passa attraverso la concezione di un terreno karmico, quindi integrato nella materia, per poter risorgere nello spirito. La quarta morte, la personalità collegata all'individualità. Quindi tutto questo si può vedere, percepire, integrare nello stadio del sonno o quella che lei chiamava morte in miniatura. Consideriamo che il 4 è il numero di collegamento, quindi il quarto corpo, come dice lei, è l'aspetto più alto della personalità che ci collega all'individualità. Quindi si chiama la morte che collega la morte ed è un grande insegnamento. Adesso io lo sto dicendo un po' così, magari sembra sminuente, ecco, sembrano concetti un po' lasciati a sé, ma in realtà sono concetti su cui bisognerebbe davvero approfondirne l'essenza. Allora, la quinta morte è la morte della personalità. Quindi la manifestazione superiore alla personalità. Assolutamente, quando si muore la personalità si ritira, quindi cede il suo posto all'individualità, che è quella parte di noi stessi che ebolle poi con lo spirito e che crea le condizioni memoriche che vengono poi assorbite o riflettute nella vita futura. Scusate. Allora, questa è un'altra cosa veramente molto importante, poiché quando si dà importanza così alla personalità, come sei diventato grande, quante cose riesci a fare, quanta forza. Prima o poi, e che non potremmo portare con noi dopo la morte. La stessa cosa è la personalità. Quindi lavorare, ecco perché l'iniziato o colui che comunque vuole accedere all'iniziazione lavora molto nel sé superiore, nella parte dell'essenza. E di nuovo, inutile dire che anche questo è veramente molto importante. La sesta morte è la trans, quindi la connessione dal piano terreno ai piani superiori in uno stadio di semicoscienza. Si sa, in trance il corpo dorme, ma l'anima è sveglia, e questo è veramente molto, fa riflettere, ecco. Dion Fortune dice: essa è attiva sul proprio piano, può agire sulla sfera degli aspetti inferiori, mi sa che forse abbiamo qualche problema, vediamo un po'. Non sento più Silvia, non so se c'è anche Stefania. Sì, adesso la vedo proprio, scomparsa dalla conversazione. Adesso provo a riaggiungerla subito, che sì, anche poco fa era andata via un attimo, si sono perse un po' di parole mentre stava parlando. Pronto? Mi sentite? Sì, ecco. Ora sì. Sì. Ecco, non so dove sono arrivata allora a questo punto. Allora, stavi spiegando la trans e stavi dicendo che nello stato di trans l'anima è sveglia, ma il corpo dorme.
Perfetto, allora praticamente mi avete sentito fino alla fine, poi si deve essere interrotta la chiamata. Va bene, allora dicevo, quindi questa è la sesta morte, e la trans, l'anima è sveglia e, come si diceva prima, il corpo dorme, e questo avviene in un processo, diciamo, superiore, in cui incarnata, così per dire, nel senso che ancora radicamento nella materia, ovviamente, se no sarebbe trapassata completamente, ma vive in uno stadio superiore con un input di frequenza che solo l'anima sa dare. Quindi vive una sorta di, non so, chiamerei quasi droga, ecco, eterica, in cui vede e vive una condizione completamente differente. Anche questo sarebbe una cosa da provare, diciamo che ci si può arrivare, come dicevo prima, tutti possono arrivare a fare queste cose, semplicemente ovviamente allenandosi. Ecco, prego chiunque di non provare ad andare in trance da un momento all'altro, oppure di usare tecniche di meditazione profonde così all'improvviso, come, non so, accedere ad un astrale. Ci va tempo, ci va focalizzazione, ci va diciamo allenamento, ecco, questa è la cosa veramente molto importante. Poi Dion Fortune parlava della settima morte, che è l'illuminazione. Quindi lei diceva: l'iniziato è l'uomo che percorre i misteri, ossia che lascia morire la sua personalità per viaggiare nell'individualità. Questo è quello che abbiamo detto praticamente in tutta la serata. L'iniziato non è una persona che lascia parlare la sua mente razionale, il suo sé inferiore, ma che viaggia nell'individualità, quindi che viaggia nel suo sé superiore, che si lascia condurre non da quello che sono i suoi desideri da essere incarnato, quindi della mente inferiore, ma dal suo compito essenziale, da quello che è il suo concetto primario, la forza per cui è disceso, l'energia con cui è disceso e l'obiettivo di nuovo per cui è disceso. E questa è la settima morte. A queste morti Dion Fortune dava molta importanza, perché, come si diceva prima, queste sono le sette morti e ci sono le sette iniziazioni nei misteri maggiori, e queste permettono appunto di arrivare, di ascendere ad un livello per cui si può veramente iniziare la strada verso la grande opera, ecco. Credo, insomma, di aver più o meno detto tutto quello che avevo previsto di dire. Se c'è eventualmente qualche domanda, sono a disposizione. Sì, direi che infatti l'argomento è stato approfondito a sufficienza. Chiaramente ce ne sarebbero tante di cose da dire, però ovviamente in una trasmissione poco più questo si può fare, quindi già questa è un'introduzione all'argomento. Poi chiaramente per chi vuole seguire il sentiero di Dion Fortune o comunque approfondirlo, ci sono sempre i suoi libri, c'è i libri anche di Silvia, poi c'è il gruppo Facebook che si intitola Il Tempio di Dion Fortune, quindi anche lì si possono trovare diversi spunti. E quindi a questo punto io direi che potremmo anche chiudere qui la puntata. Cioè, vedevo solamente un commento di Simona che ti chiede il titolo del libro delle sette morti. E la dottrina cosmica. Ecco, tra l'altro della dottrina cosmica penso che ne riparleremo in futuro, perché
L'idea sarebbe quella di fare più puntate, appunto, di approfondimento su tematiche esoteriche affrontate da Dion Fortune, e una di queste è proprio il contenuto della dottrina cosmica, quindi penso che approfondiremo in futuro e faremo proprio una puntata anche sulla dottrina cosmica, no Silvia? Meraviglioso, certamente, meraviglioso. Sì, ce ne sono veramente tante di cose da approfondire, sempre ammesso e concesso che appunto la gola mi lasci parlare, poi sono con voi anche per ore, nessun problema. Eh sì, oggi a un certo punto c'è stato qualche problema, sì. Il problema della tosse, poi contemporaneamente si sentivano i tuoi cani, credo che fossero, che facevano, a un certo punto facevano un po' di confusione, però tutto sommato insomma poi è finito questo e ci siamo ripresi insomma. Sì, bene, quindi è che possiamo allora chiudere qui la puntata. Va bene, intanto grazie per questa opportunità, sono contenta di essere stata con voi, come ripeto, soprattutto in un giorno così importante in cui c'è stata questa ascesa, giusto 75 anni fa, di Dion Fortune, ed era importante menzionarla per ricordare quello che lei ha fatto, ma non solo, per ricordare che il suo motto era condividere il più possibile e lasciare che le persone potessero poi accedere in un modo o nell'altro al sentiero iniziatico. E se non così, se questo non fosse stato possibile nella vita corrente, se non altro di avere delle informazioni sul sentiero iniziatico. Ecco perché lei faceva veramente tante conferenze e parlava della forma d'onda. Questa è una cosa che voglio sottolineare, che mi è piaciuta tantissimo, perché lei parlava della forma d'onda e la vostra radio si chiama Le Forme d'Onde. Molto bello, a cui insomma ho fatto un riferimento oggi anche in un articolo, perché mi sembrava diciamo giusto sottolinearlo, ecco. Eh sì, molto bella questa cosa, sì. Di averla ricordata. Bene, allora con questo insomma ringraziamo Silvia, grazie di tutto. Grazie a voi, grazie a voi. E ti auguriamo. Ciao Silvia e ricordiamo. Buonanotte. Ciao Rudy, ciao Stefania e grazie ancora e a prestissimo. Sì, volevo soltanto dire, ricordiamo il tempio di Dion Fortune su Facebook per chi vuole iscriversi, e anche il tuo profilo, insomma, per chi vuole chiederti l'amicizia col tuo nome, Silvia Pepe, solo questo. Grazie Stefania, grazie. Bene, allora con questo anche io vi saluto e vi do la mia buonanotte. Buonanotte Rudy, grazie anche a te. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao. E io vi lascio in compagnia delle orme con Amico di ieri. Buonanotte a tutti e appuntamento chiaramente a giovedì prossimo. Subito dopo vi ricordo che esattamente a mezzanotte partirà anche il podcast con Gigi Moncalvo, Silenzio Stampa. Buonanotte a tutti.